Iniziamo Massimo. Gentili ascoltatori, ben sintonizzati, buona giornata. Siete collegati con la redazione giornalistica di Veneto Oggi TV Online All News per Ecomondo 2000. Quest'oggi parleremo di ambiente, di agricoltura. L'eurodeputato Andrea Zanoni critica la proposta della Commissione europea Plant Material Lab sulle sementi e presenta una pioggia di emendamenti al Parlamento europeo. Va bene rendere la filiera di settore più sicura, ma non si possono sacrificare i coltivatori biologici, i giardinieri domestici e i produttori su piccola scala. La sicurezza dell'agricoltura europea e il commercio internazionale delle semi non deve andare a scapito della biodiversità e della libertà dei piccoli coltivatori europei di crescere e utilizzare le proprie sementi. Lo dice l'eurodeputato Andrea Zanoni, membro della commissione ENVI, Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, al Parlamento europeo, che promette: al Parlamento europeo stiamo dando battaglia per impedire che vincano gli interessi delle grandi multinazionali. Ho già presentato una quarantina di emendamenti, alcuni dei quali insieme alla collega francese Corinne Lepage, per tutelare le nostre sementi insieme alle associazioni italiane ed europee che lottano per la tutela dei semi locali e dei piccoli produttori anche non registrati. Andrea Zanoni punta il dito contro la proposta di legge Plant Material Lab che punterebbe a istituire un organo di controllo, l'Agenzia delle Varietà Vegetali Europee, per analizzare e approvare ogni pianta e seme coltivati in territorio europeo. Come risultato diretto per i coltivatori di tutto il continente, non solo non sarà più possibile scambiarsi tra loro i semi, ma l'intera filiera sarà appesantita da oneri amministrativi ed economici, come l'iscrizione ad un pubblico registro e il pagamento di una tassa. Inoltre sarà proibita la conservazione di semi di un raccolto per la successiva semina. Insomma, tutto questo non farà che anche rendere la vita impossibile ai nostri contadini, attacca Zanoni. Migliorare la sicurezza dell'intera filiera del settore è sacrosanto, visto che si tratta di un'attività con effetto diretto sulla salute dei cittadini europei, ma non possiamo permettere che a farne le spese siano i coltivatori biologici, i giardinieri domestici e tutti gli operatori attivi su piccola scala, incalza l'eurodeputato. Adesso la proposta della Commissione si trova al Parlamento europeo e verrà votata in sessione plenaria probabilmente il prossimo aprile. In Commissione Ambiente sto facendo il possibile affinché la voce dei piccoli produttori di semi sia rappresentata e non finisca schiacciata sotto gli interessi delle grandi multinazionali come la Monsanto, conclude Andrea Zanoni. Ora cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre, diciamo, in tema della vita, diciamo così, dell'ambiente, degli animali. È proprio di quest'ultimi che vogliamo parlare. Chiama gli animali. Non esplode i botti di Capodanno. Sempre dalle notizie, dalle news di Andrea Zanoni. L'eurodeputato PD Andrea Zanoni invita i sindaci a vietare i botti di Capodanno nei luoghi pubblici, causa di incidenti sia per i cittadini che per gli animali. Seguire l'esempio del sindaco di Bologna, meglio festeggiare con lo spumante che con i petardi. Invito le autorità locali a porre un freno all'utilizzo sfrenato dei botti nei luoghi pubblici per evitare il solito bollettino di feriti che si registra ogni fine anno. Lo dice l'eurodeputato Andrea Zanoni, che invita i sindaci italiani a seguire l'esempio del primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, che ha firmato un'ordinanza per vietare nelle aree pubbliche lo scoppio di petardi fino al 1 gennaio. I botti di Capodanno costituiscono un divertimento per pochi e un fastidio e pericolo per molti. Ogni 1° di gennaio siamo costretti a contare i feriti, alcuni molto gravi, neanche fossimo in guerra, senza contare i danni recati agli animali che, dotati di una soglia uditiva molto più sensibile di quella umana, subiscono una vera violenza, spesso culminate in incidenti e terribili fatalità, continua l'eurodeputato.
In passato ho chiesto più volte una norma statale che regoli l'utilizzo di fuochi artificiali e vieti le esplosioni almeno nel raggio di 500 metri dai luoghi in cui sono detenuti animali da sezione e dai dormitori di uccelli e mammiferi selvatici. In assenza di una simile norma, invito i sindaci italiani a seguire il virtuoso esempio del sindaco di Bologna, che con grande responsabilità ha vietato i botti fino al 1 gennaio, continua appunto Andrea Zanoni. Invito i cittadini a segnalare alle autorità l'abuso di esplosioni ed episodi che potrebbero coinvolgere animali. Chi ama gli animali non compra e non utilizza i fuochi artificiali e da Capodanno preferisce il botto della bottiglia di spumante, conclude Andrea Zanoni, che invita i cittadini a sottoscrivere la petizione Stop Botti per le festività su firmiamo.it. Dunque, questi sono gli argomenti di questa mattina di Ecomondo 2000. Vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultima ora degne di rilievo. Dunque, sì, ce n'è una. Prosegue, dunque, andiamo in Umbria, a Gubbio precisamente. Prosegue lo sciame sismico nella zona di Gubbio, in provincia di Perugia. Nella notte altre scosse sono state registrate dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Gli ultimi eventi sismici si sono registrati alle 4:46 magnitudo 2.4 e alle 4:50 magnitudo 3.3. Dal 27 dicembre le scosse registrate sono state 16. La scossa di stanotte è la più forte dopo quella di magnitudo 3.5 Richter del 27 dicembre. Ed è tutto per questa edizione di Ecomondo 2000 da Pianeta Oggi TV, dalla redazione di Pianeta Oggi TV. La linea torna adesso a Treviso, a Sites Web Network, per il proseguo della programmazione musicale. Da Massimo Bonella, l'auguro di una buona domenica.